Ha viaggiato 3 giorni e 3 notti, rannicchiato e nascosto nel rimorchio di questo tir fra bancali di legna. Ha patito il freddo, probabilmente la fame e la sete, ma non si è mai mosso per paura di essere scoperto. Fino a quando il mezzo pesante si è fermato a Mareno di Piave, nel piazzale di un agriturismo. Qui, titolare e camionista hanno iniziato a scaricare la legna da ardere, fino a quando si sono accorti che all'interno c'era una persona. Immediata la chiamata ai carabinieri, che hanno raggiunto il posto in pochi minuti. All'arrivo dei militari veniva aperto completamente il mezzo articolato e veniva individuato un soggetto proveniente dall'area persiana, quindi di origine iraniana, il quale dopo un viaggio probabilmente di 3 giorni effettuato dalla Bosnia-Herzegovina sull'arretro del camion era arrivato in territorio italiano. In evidente stato di stress, infreddolito e in precarie condizioni di salute, l'uomo tra i 20 e i 30 anni era privo di documenti. Soccorso dai carabinieri è stato portato in un luogo caldo, rifocillato, poi portato in caserma per avviare tutti gli accertamenti del caso. Agli esiti negativi dei medesimi, d'accordo con l'autorità prefettizia, veniva consegnato ai rappresentanti di una comunità presente sul territorio al fine di procedere per quanto riguarda la regolarizzazione amministrativa dello stesso. Si è accertato che il conducente dell'autotreno, un bosniaco estraneo ai fatti, proveniva effettivamente con il proprio mezzo dalla Bosnia-Herzegovina dopo un viaggio durato 3 giorni ed era giunto in Italia transitando dalla frontiera di Trieste. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri di Conegliano.